Il primo anno di PlayStation 5 sta volgendo oramai al termine ed in generale il pubblico, in maniera abbastanza unanime, è concorde nel definire questo primo anno della console next gen di Sony fiacco, sottotono, non all'altezza degli standard della casa nipponica. Nel corso di questa puntata di New Game Plus voglio fare una cosa molto semplice. Sono andato a fare le mie ricerche, sono andato a prendere, a fare una lista di tutti i videogiochi esclusive PlayStation uscite al lancio di PS4, o meglio, nel primo anno di vita di PlayStation 4, e tutte le esclusive PlayStation uscite nel primo anno di vita di PlayStation 5, per metterle a confronto. Piccolo spoiler. La PS4 non ne uscirà benissimo nel confronto. Prima di buttarci nel cuore del video, permettetemi una riflessione. La cosa che personalmente penso è che è più che altro diversa la nostra vita rispetto al 2014, cioè nel 2014 la nostra vita scorreva normalmente e non avevamo un bisogno del videogioco in maniera così viscerale come ne abbiamo avuto bisogno durante quest'anno. Certo, in questo momento la situazione pandemica comincia un attimo, come dire, a schiarirsi, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, però nell'anno che abbiamo passato finora siamo stati spesso chiusi in lockdown, abbiamo probabilmente avuto bisogno di qualcosa da fare in casa e probabilmente abbiamo ricercato nel videogioco quello che magari non potevamo fare nella vita normale. Ed è per questa motivazione che questo primo anno di Next Gen, nel caso specifico di questo video parlerò di PlayStation 5, e magari è per questa motivazione che ci è sembrato più sottotono del solito. Ma in realtà, se noi andiamo ad analizzare il primo anno di PS5, lo andiamo a confrontare col primo anno di PS4, ora tra un attimo inizieremo, vedrete proprio dati alla mano come questo primo anno di PS5 non è stato affatto male, non è stato affatto male. Prima di buttarci nel cuore del video vi ricordo come sempre di passare in descrizione dove trovate il link d'affiliazione Instant Gaming per chiavi di gioco a prezzo scontato. Iniziamo con i videogiochi al lancio. Per PlayStation 4 al lancio erano presenti Resogun, Killzone Shadowfall, FPS sviluppato da Guerrilla, e Knack, che non ha avuto proprio una ricezione calorosa né da parte del pubblico né della critica. Sul versante PlayStation 5 invece abbiamo avuto Spider-Man Miles Morales, il remake di Demon's Souls, Sackboy A Little Adventure, Bugsnax, è inserito nella console Astro's Playroom. Che dire, i videogiochi al lancio di PlayStation 5 effettivamente presentano una piccola demo tecnica, presentano un remake, un DLC, sicuramente pongono il fianco a diverse critiche, ma insomma ci rendiamo conto che mettendo a confronto i titoli di lancio di PS5 con quelli di PS4, nonostante queste critiche che potremmo porre a PS5, comunque sono dei titoli sommariamente più interessanti. Poi dipende sempre dai gusti, magari qualcuno tra di voi Killzone Shadowfall è il capolavoro della vita, il suo gioco preferito di sempre, o può darsi, magari altri diranno che Knack è il videogioco della mia infanzia, può darsi, però comunque già al lancio devo dire che la bilancia protende leggermente, anzi più che leggermente, verso PlayStation 5. Ma buttiamoci nel primo anno. Lasciando stare il discorso remastered, in quanto PlayStation 5 è totalmente retrocompatibile con PS4, laddove PS4 non era retrocompatibile con PS3, mi butterei sui videogiochi nuovi. Per PlayStation 4 abbiamo come esclusive pure, totalmente next gen, Infamous Second Son, la sua espansione First Light e Drive Club. Sul versante PlayStation 5 invece abbiamo Returnal, Deathloop e Ratchet & Clank Rift Apart. Beh, che dire, già solamente sul versante di titoli totalmente next gen, PlayStation 5 non solo esce vincitrice come qualità dei titoli, ma anche numericamente, perché ne presenta 3, mentre PS4 ne presenta 2 più un'espansione, quindi anche numericamente PS5 sta meglio. Ma buttiamoci su videogiochi cross-gen, cioè rilasciati per PS3 e PS4 abbiamo avuto Little Big Planet 3, MLB 14 The Show e Natural Doctrine, che non è propriamente questo capolavoro inarrivabile. Sul versante PlayStation 5 invece, di titoli PS4 e PS5 rilasciati quest'anno, abbiamo avuto Maquette, Oddworld Soulstorm,
Hunters Arena Legends e Kena Bridge of Spirits. Oddio, da questo punto di vista non vedo dei grandissimi titoli né da una parte né dall'altra. Dal mio punto di vista è sul fronte di esclusive next gen che si raggiunge proprio il vero confronto tra insomma queste due console, perché dobbiamo effettivamente poi alla fin fine confrontare Killzone Shadowfall, Knack, Infamous Second Son e Drive Club con Demon's Souls, Returnal, Deathloop e Ratchet & Clank Rift Apart. Secondo me, poi alla fin fine, la ciccia vera, il vero scontro, sta nello scontro appunto tra questi otto titoli, quattro da una parte e quattro dall'altra. Secondo me vince PS5 il confronto, però qualcuno di voi potrebbe tranquillamente decretare PS4 come vincitrice, qualcun altro potrebbe decretare un pareggio e andrebbe benissimo. Il discorso fondamentale di questo video non è convincervi che PS5 è la console migliore mai rilasciata. Il discorso fondamentale che vorrei che si comprendesse è che nel primo anno di PlayStation 4 non abbiamo avuto queste grandissime bombe, eppure comunque PS4 è andata poi a ritagliarsi un posto nella storia del videogioco come una delle console di maggior successo di Sony, con alcune delle esclusive più belle della storia di Sony PlayStation. Questo spero che possa farvi capire che anche PlayStation 5, nonostante ovviamente ci saremmo magari aspettati di più, non ha avuto un anno così sottotono come viene descritto. Lo vogliamo definire sottotono? Beh, se volete sì, però bisogna chiedersi sottotono rispetto a cosa? Rispetto agli ultimi anni di PS4? Beh, è chiaro che gli ultimi anni di una console sono i migliori anni di una console, perché una console tende a sparare le sue migliori cartucce a fine generazione, non all'inizio. Quindi appare chiarissimo che bisogna confrontare l'inizio del viaggio di una console con l'inizio del viaggio di un'altra console, e andando a confrontare il primo anno di vita di PS4 con il primo anno di vita di PS5, beh, PS5 non ne esce per niente male, anzi, secondo me ne esce addirittura vincitrice di punti. Insomma, ragazzi, questo è quello che penso. Fatemi sapere ovviamente nei commenti voi che cosa ne pensate, il box dei commenti è tutto per voi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do chiaramente appuntamento al prossimo video. Alla prossima, ragazzi, ciao!